Massimo Mallegni è il candidato a sindaco del centrodestra al comune di Pietrasanta. L'ex primo cittadino, ospite a Buongiorno con noi, ha spazzato via le voci di una sua possibile candidatura alla presidenza della regione. Mallegni ha infatti rivelato di aver incontrato mercoledì a Roma l'ex premier Silvio Berlusconi, mostrando alle telecamere una delle tre cravatte donategli nell'occasione dal presidente di Forza Italia. Il dato di fatto al termine dell'incontro è che Mallegni, comunque sia, non si presenterà per le elezioni regionali. Il concetto è sì, Berlusconi mi ha chiesto personalmente di dare la disponibilità, sapendo perfettamente che il mio era un nome di servizio, però mi ha fatto piacere soltanto il fatto che in questa tornata elettorale, dove io sono concentrato su Pietrasanta, il presidente Silvio Berlusconi abbia pensato a me. Mallegni di fatto è già candidato sindaco. Ecco in anteprima la bozza del suo manifesto elettorale. Lo slogan è Mama non mama e gioca con le iniziali di nome e cognome del candidato. Ma soprattutto l'ex sindaco si sente già in clima di campagna elettorale. Ha annunciato che in caso di una sua vittoria proporrà al sindaco di Camaiore del Dotto di realizzare un nuovo palacongressi a servizio di tutta la Versilia nell'area dell'ex bussola al Lido ed ha rilanciato l'idea del comune unico o comunque di una forte e concreta integrazione dei servizi tra i vari municipi versiliesi. L'Unione dei Comuni, io avviso subito gli amici dell'Unione dei Comuni, no, lo dico chiaro, che se funziona bene, perché se no, se dovesse toccare a me Pietrasanta ad amministrare ancora la città, e io vengo via dall'Unione dei Comuni, ci sto a fare, sa quanto costa il Comune di Pietrasanta all'Unione dei Comuni? 30.000 euro all'anno, 30.000 euro all'anno, e non facciamo le strisce per le strade. Cioè, allora, va bene tutto, siamo d'accordo per l'unificazione dei servizi, siamo d'accordo, ma bisogna farlo in maniera strutturale. La marcia verso il voto di maggio per Mallegni, con la cravatta di Berlusconi, è già iniziata.